classifica. Buongiorno, buonasera, va. Buonasera a tutti. No, adesso siamo online. Piano piano arriveranno le persone, tu le vedrai comparire qua in cima e scrive: ah, aspetta, io vado a prendere un attimo l'altro telefono per i commenti. Stai tranquillo qui. Se arriva qualcuno, saluta. Sì. Abituata che non mi vado più tutta preparata, mi dimentico i pezzi. Ecco, qualcuno sta arrivando. Buonasera, buonasera. Vedi che compaiono le icone qui. Sì. Allora, Mi no, posso avvicinare, chiaro, perché ma di questo. stai, si vede, si vede. Stai tranquillo, tu stai comodo che tanto. Non è necessario che io veda lì. No, no, no. C'è Valeria che ci sta seguendo e altre persone. Vedi, loro vedono le cose un po' in ritardo rispetto a noi. Ah, ecco, sì. Scusate. Salute. Ti ho detto che ne siamo appena usciti, più o meno. Allora, buonasera a tutti. Noi, vedi, qua ci appariranno i commenti. Oggi vi ho portato mio nonno Alfredo. Che ha accettato di chiacchierare un po' con noi, visto che martedì è la festa della liberazione, no? Buonasera nonno e ciao Chiara, ciao Valeria, buonasera Silvana, vedi che ci fanno tutti i commenti. Praticamente, cosa è successo? Vi ricordate quando abbiamo fatto la diretta da casa di mia mamma? Ciao Alessandra, e ho fatto la diretta con mio fratello. Nel sottofondo, se sentivate parlare, c'erano mio papà, mio nonno, mia nonna che chiacchieravano e mio nonno ha tirato fuori delle storie interessanti appunto sui tempi non proprio felicissimi della Seconda Guerra Mondiale. E di conseguenza ho pensato, oggi che, vabbè, non è oggi la festa della liberazione, ma ho pensato che aveste tutti da fare, allora facciamolo qualche giorno prima così parliamo con calma e lui ci racconta come si mangiava, no? Perché sapete che qua si parla sempre di cibo. Però obiettivamente in tot anni le cose non è che sono cambiate poco, sono cambiate veramente tanto. Quindi ho voluto cogliere l'occasione per raccontarvi un po' le cose. Però scusate, mi devo abbassare la luce perché mi sta accecando. Ecco, adesso ho recuperato qualche diottria. Allora, ovviamente voi sentitevi liberi di fare domande che noi leggiamo e vi rispondiamo. Io vorrei partire con l'aneddoto che mi colpisce sempre, perché allora, facciamo un po' di premessa. Nonno non abitava proprio in città, fortunatamente, abitava un po' fuori, no? Dove abito io adesso. Sapete che io vi faccio ogni tanto vedere il terrazzo e le caprette, quel posto era più o meno lì, un po' più in basso, la casa era quella. Quanti anni avevi nonno quando si trattavano questi episodi? Beh, bisognerebbe fare il calcolo, Chiara, perché adesso ne ho 88. Allora, da Facciamo il calcolo da quando sei nato. quando sono nato, sì, lì sono nato nel 35, avevo 7-8 anni. un po' di più, sai, 8-10 anni. Perché 45 poi. Sì. Ma lì Quindi. la cosa è andata avanti anche un po' dopo il La liberazione, 45. beh certo, noi parliamo di date dei libri, ma lì parliamo di date reali, Sì. capite? Mi raccontava il nonno che loro, fortunatamente avendo una casa in campagna, avevano galline Ah, galline, conigli, tutto quanto. e Lì è orto. orto e quindi praticamente c'era una grossissima differenza tra chi viveva in campagna e chi viveva in città. La chiamavano vivere tra quattro miagge, perché chi viveva tra quattro muri, cioè nel centro della città, praticamente era costretto a comprare tutto, mentre noi avevamo il vantaggio di poter usufruire di quello che coltivavamo, di quello che allevavamo, eccetera, E ci si eccetera. scambiava magari con i Sì. vicini, cioè se io ho la gallina e tu hai il maiale. Ma lì praticamente io posso dire tranquillamente che la fame non sapevo cosa fosse E all'epoca. guardate bene che non è una cosa scontata, per quei tempi. Sì, perché allora guardate che la situazione della città era
molto molto malandata. Noi avevamo un sacco di amicizie perché venivano anche prima che la cosa degenerasse proprio, venivano a chiedere di comprare della roba. Molto spesso si creavano anche delle amicizie, molta roba la regalavamo perché il commercio non era previsto, nel senso che quello che portavamo prima al mercato, dopo non era più possibile portarlo, Venderlo e quindi. venderlo, e allora tanto valeva farsi degli amici. E molti, molti venivano spesso con facilità a chiedere, a domandare cose che noi potevamo avere e loro no. A questo punto io mi ricordo che ad esempio un particolare strano che non so quanto possa essere, noi, mia mamma aveva il compito di guardare un po' gli animali, cioè galline, conigli, eccetera. Quindi galline, guai a toccarne una perché facevano le uova. Ecco, Chiaro. allora cosa facevamo? Mangiavamo conigli. Certo. Carne no, no. Era quella la La carne. carne era quella perché se andavamo a comprarla in città non saremmo riusciti a pagarla poi perché aveva raggiunto dei prezzi incredibili. Qua parli durante la Sì, guerra. durante la guerra e anche proprio lì quando la guerra stava per finire che non Sì. si capiva niente. Prima comunque che si riprendesse tutta l'economia, non è che dice, ah, vabbè, è finita la guerra, torna tutto come prima. No, no, Non è andata no. proprio così. Eh no, perché ecco. Io mi ricordo questo particolare che da quell'epoca lì, prima di mangiare un coniglio, quando ormai le cose si erano stabilizzate, sono passati 25 anni, perché Perché non ne potevi più non ne vedere? potevo più di conigli. Ciao Maria. E invece praticamente tutte le altre cose più o meno ne potevamo usufruire. Usufruire. Intanto, per chi si fosse appena connesso, avete delle domande? Vi interessa, cioè, cosa ne, fatemi sapere nei commenti, ma anche dopo, con calma, se questo tipo di diretta vi è piaciuto, perché se vi è piaciuta, poi lo facciamo tornare, non è che lo lasciamo in pace, tanto povero nonno. Quindi, La preoccupazione nostra era spesso e volentieri quella dei bombardamenti. Andavamo a scuola per modo di dire, perché su una settimana, almeno 3 giorni, la scuola era chiusa, perché perché suonavano le suonavano le sirene, ma quando si sapeva che c'era sirene? Ah, erano. il Sì. segnale dell'allarme, la scuola sapevamo già che è chiusa, non ci mandavano neanche a scuola. Certo. E quando arrivavamo a scuola, poi, se per caso suonava l'allarme dopo, allora ci facevano scendere nei sotterranei della scuola che erano stati attrezzati nella scuola di Legino, Ma quella che c'è ancora a scuola quella di che c'è Legino, ancora, quelle che sì, adesso che sono le elementari e le medie. adesso ci sono anche le medie, allora c'erano solo Solo elementari e le occupavano tutto lo mignone. spazio, sì. E quindi si viveva un po' con l'ansia E beh, vorrei del. vedere. Si suona una sirena. Sì, nel nostro terreno capitava spesso che qualche bomba cadeva, ma prima che cadesse L'allarme. suonava l'allarme e spesso l'allarme suonava e poi non succedeva niente. E allora alla fine c'era stata una specie di assuefazione, sentivamo suonare l'allarme, ma si faceva finta che non fosse suonato praticamente. Io mi ricordo soltanto un giorno che eravamo rimasti in casa, era una domenica, eravamo rimasti in casa io, mia mamma e mio papà che lavorava ancora fuori. A un certo momento io mi affaccio alla finestra, che eravamo in una posizione dove si vedeva molto, molto bene la pianura davanti a noi, e vedevo avanzare una nuvola nera senza capire cosa fosse. E poi era un bombardamento a tappeto, le bombe Talmente cadevano fitte da talmente risultare fitte, nero nel cielo, pensate un sì, po'. e non si vedeva più niente. A un certo punto però mio padre dice, ma non si sentiva neanche il rumore degli aerei, si vede che erano molto alti. E allora lui, stavamo mangiando, ha detto, ma vado a prendere il radicchio. Dillo come lo dici di solito.
La radicetta, la la radicetta. radicetta, vado a prendere un po' di radicetta così c'è, mangia. È andato, ma mentre andava questa nuvola nera è venuta avanti, ci siamo accorti che era un bombardamento a tappeto. Io e mia mamma siamo usciti di corsa cercando di buttarsi in qualche punto che sembrava Riparato. più riparato e abbiamo cominciato a sentire cadere le bombe intorno a noi perché facevano un rumore strano, una specie di fischio che aumentava di L'intensità. intensità e creava una certa, come dire, una specie di terrore. Vorrei vedere. Possiamo togliere anche una specie, un proprio terrore. Quel giorno lì, non subito ma dopo, abbiamo contato, sono cadute nel nostro terreno 36 bombe d'aereo, 36. Rendetevi E conto. una di queste, mio padre era arrivato in un punto dove c'era questo campo di radicetta, ne aveva tagliato Un un mazzetto. mazzetto e ce l'aveva in mano. Sente fischiare una bomba perché sentivano molto molto bene, ormai eravamo pratici, si è buttato in un fosso che c'era alla fine del campo e la bomba è esplosa nella fascia superiore perché era un terreno fatto a A fasce, fasce, come come del sapete tutto resto da tutta la noi. Liguria, no? È rimasto coperto completamente dalla terra che la bomba ha buttato per aria, però quando si è ripreso stava per alzarsi quando è venuto giù un sasso che chissà a che altezza era arrivato e l'ha colpito su una natica con grande dolore. È arrivato a casa che aveva ancora i gambi della radicetta in mano e le foglie non c'erano più, gli Tutte erano rasate. Bruciate in mano. Adesso noi ci, cioè noi, io ci sorrido perché questa storia la sento da quando sono piccina ed è, a me sembra buffo, ma pensate cosa deve essere stato. Già che sei riuscita a cavare con una pietrata sul sedere, basta, è tanta roba. E aver portato questo mazzetto, cioè rendetevi conto di com'era, cioè bastava che fosse uscito un minuto prima oppure che si fosse attardato un attimo da non riuscire a finire nel fosso e sarebbe potuto Ah, succedere sì, il sarebbe peggio. morto. Quel giorno lì, infatti, in una casa che era in fondo alla via, via, alla strada che arrivava da noi, in fondo, via Annunziata era, si chiama ancora così, una persona è morta, ma non era il proprietario della casa, era un passante che si è fermato sotto l'arco della porta principale. Sperando di. L'arco è venuto giù e l'ha ucciso. Ciao. Avete capito? Noi adesso ce ne andiamo al mercato e tu invece di andare a raccogliere le cose nelle cose. Vabbè, avete capito. Ma loro sono abituati al mio modo di parlare un po' tranquillo. Mentre invece il nonno è uno che sceglie accuratamente ogni parola, perché possiamo dirlo, il nonno faceva l'insegnante e insegnare è sempre stata la sua passione. Sì, sempre, sempre. Sì, abbiamo vinto. Subito alla fine del corso superiore, praticamente eravamo già nel 52-53, un po' di più forse. C'era una crisi di lavoro terribile, Terribile. molto, molto più forte di quella che ci può essere oggi. E Certo. io avevo tentato alla fine tre concorsi e l'avevo vinti tutti e tre, però. Poi gira che ti gira, avevo scelto di fare l'insegnante. Molti, magari molti ti conoscono come il maestro Salvi, perché io ancora ho delle colleghe, delle pazienti che ti conoscono come tale, quindi ti presento in questo modo. E raccontaci un po' la tua colazione di quando eri ragazzo e quando eri piccolino. Colazione? Colazione. Ah, io normalmente un uovo bevuto crudo oppure alla cocca si dice, non so. Si dice ancora. E dopodiché caffè e latte con o pane, chiamerei pane biscottato perché il pane ce lo dovevamo fare noi. Chiaro. Ce lo dovevamo fare noi e avevamo il forno in casa, un forno un po', diciamo così, un po' recuperato alla buona. Però funzionale e quindi facevamo il pane, poi si tagliava a fette e si rimetteva a cuocere un po'. A me piaceva da matti, Bello, bello brustolito. sì, quasi come se fossero biscotti, diciamo così. E quella era la mia colazione.
E poi se praticamente dovevo, perché io già da piccolino in campagna i ragazzini si lavoravano, c'era poco da Certo. fare. E quindi il mio compito era quello di innaffiare i campi. E c'era una specie di tubo che spingeva l'acqua in cima al Al terreno. terreno, che era fatto a fasce, come abbiamo detto, e da lì si apriva, si faceva correre nei solchi che arrivassero nei vari campi, e io dovevo girare l'acqua quando un solco era pieno, girare nel successivo e così via. Quindi, quando lavoravo, poi a me piaceva da matti anche mangiare, E meno male. francamente. Ero magro come un chiodo, ma mangiavo per tre, E beh, ma perché Simone, perché cioè, lavoravo, non è che ti quindi. portavano in braccio a fare i tuoi lavoretti, Certo. ci dovevi camminare. Quanto terreno era? E 57.000 metri quadrati, Rendetevi un po' quindi conto. è una collina praticamente. E era in parte uliveto. Quindi lì si bagnava poco Si arrangiavano perché gli ulivi. sì, le olive resistono di più. Ma il resto dovevamo innaffiarlo perché era un terreno quasi quasi un po' sabbioso, un po' ghiaioso, che non teneva l'umidità. Ci sono certi terreni, ad esempio, più in su, anche nel basso Piemonte, anche alla Conca Verde, su di lì, che hanno la terra cosiddetta rossa, no? Che diventa quasi come Argillosa. tufo, e lì tiene l'umidità. Invece da noi bisognava bagnare in continuazione, tutti i giorni mi dovevo. E poi l'altro mio compito era quello di procurare l'erba per i conigli, che era un altro Quanti problema. erano i conigli? Eh? Quanti erano i conigli? E i conigli erano sempre 15-20, poi ogni tanto qualcuno scappava. Se uno riusciva a prenderlo dopo qualche mezz'ora, riusciva a prenderlo. Dopodiché diventavano come le lepri, andavano come treni e non si riuscivano più a E si recuperare. salutavano i conigli. Esatto. Qualche volta, quando siamo arrivati a rischio di non mangiare, mio padre prendeva il fucile per poterli prendere. Certo. E quindi la mia colazione era quella. Ragazzi, praticamente faceva la colazione ricciardina pure il nonno, perché c'era l'uovo che dava proteine e un po' di grassi, il pane gli dava i carboidrati, a posto. Era una colazione più completa di tante altre che fanno ancora al giorno d'oggi, no? Adesso vediamo cosa ci rispondono, però vedrai che sono tutte d'accordo con me. E, beh, anche perché aveva fame, ma senza una colazione con un po' di sostanza non ci arrivavi all'ora di pranzo, eh? E invece raccontaci un po' il resto dei pasti. Il pranzo, mi hai detto, vabbè, da mangiare bene o male con Il pranzo praticamente consisteva, andavamo avanti soprattutto a minestrone, perché anche trovare la pasta era un problema. Quando riusciva, mia mamma confezionava le cosiddette tagliatelle, proprio certo. fatte in casa, Con l'uovo. con l'uovo, ed Un po' di erano. farina riuscivate a trovarla? No, cioè ce n'era molto poca, perché noi coltivavamo il grano. Ma eravamo costretti a portarlo perché veniva Vedi, sei diviso. diciamo così, del comune, aveva dei funzionari che facevano giro di tutte le cascine, guardavano quanto grano c'era e quindi il 90% di quello che producevamo dovevamo darlo al comune. Che ovviamente non vi riconosceva nulla. Certo. Sì. Ci dava un decimo di quello che valeva, diciamo così, però se non lo consegnavi ti mettevano in galera, Sanzioni, ti mettevano in certo. galera, tanti complimenti. E noi lo consegnavamo praticamente tutto. Poi a un certo momento, tra i bombardamenti, tra lo sfacelo generale, non funzionava neanche più l'acquedotto che ci portava l'acqua e quindi eravamo rimasti anche noi abbastanza Malpresi. malpresi e mio padre prendeva in bicicletta, andava a Cantalupo in provincia di Alessandria con un barattolo di sale, A barattare. a barattare il sale con un po' di grano o di farina.
E faceva In dei viaggi bicicletta. in bicicletta e faceva dei viaggi lunghissimi perché c'erano dei tratti che poteva prendere il treno, dei tratti che invece doveva fare proprio in bicicletta. Rendetevi conto. Quindi questa era la vita. E per poter fare il sale, noi andavamo al mare, L'acqua. prendevamo l'acqua del mare in damigiane, nelle stesse damigiane dove poi che una volta si metteva il vino, e avevamo costruito delle vasche di zinco praticamente, di lamiera zincata, molto grandi di Ma superficie, basse, ma basse. così l'acqua poteva Sì, asciugare. e non solo asciugare, ma sotto ci facevamo il fuoco. Ah, ecco, così proprio evaporava bene e lasciava Evaporava sale. bene, sì, e quando riuscivamo ad avere mezza bottiglia di sale, era oro, perché in Piemonte ci davano con una bottiglia da mezzo litro piena di sale asciutto Ben proprio lavorato, ben via. lavorato, praticamente tornava indietro con 50 kg di grano. Accidenti. Sì, perché il sale, beh, insomma, prende il nome da salario, no? Certo. Quindi, proprio veniva richiesto dappertutto perché non si Ma trovava 50 kg niente. di grano come se li portava sempre in In bicicletta? bicicletta, in bicicletta. E ma il nonno era, che sarebbe stato mio padre, cioè tuo nonno? No, tuo nonno sono io, che Sì, il cavolo. mio bisnonno. Tuo bisnonno, cioè mio padre, e andavamo a prendere la legna su alla Conca Verde, A piedi. Voi a piedi avete naturalmente. presente la salita che c'è per arrivare alla Conca Verde? Ecco, fatevela nei boschi, perché all'epoca la strada non c'era. Immaginatevi quello. E lassù non potevi tagliarti della legna e portartela via, però potevi raccogliere la legna che era caduta dai Sì. rami secchi che trovavi, Anzi, eccetera. facevi pulizia per i Sì, boschi. quello lì te lo lasciavano fare, non ti dicevano niente. Io mi ricordo che un giorno, dalla Conca Verde arrivare da noi, che eravamo praticamente nella posizione che sta 200 metri sopra al pipe di Sì, Regino, quindi così. c'era un bel tratto arrivare alla Conca Verde, io avevo un fascetto di legna sulle spalle, mio padre aveva caricato un fascio notevole. Ma era un uomo più magro di me, diciamo così, ma Tutto muscoli. tutto muscoli. Siamo arrivati a casa, ha voluto togliersi la soddisfazione Di pesarla. Porco di pesarla. Era 118 cane, vi rendete kg. E dalla conto? Conca Verde arrivare lì Non si è fermato? non si è mai fermato perché Ti fermi? se ti toglievi il fascio Sì? dalla schiena, poi non riuscivi a mettertelo Certo. perché se non avevi un punto di appoggio, Sì, un punto furbo dove stare un po' più in basso da riuscire esatto. a tirarlo su non era E possibile. purtroppo poi avevamo anche paura a muoverci perché in seguito a quel bombardamento di cui ti ho Quello parlato, della radicetta. ce ne sono stati altri bombardamenti e uno terribile purtroppo che ha colpito in un punto dove non c'era ragione assolutamente di colpire, in mezzo ai boschi, e alla Conca Verde avevano costruito un rifugio. E dentro c'erano 48 persone e io immagino che fossero stufi di colpire il porto di Savona, se le fossero volute togliere fuori dalla città, Ma no? dici? Sì, E lassù praticamente non c'erano né costruzioni né non niente. c'erano obiettivi bellici per No, no, capirci. perché gli obiettivi c'erano, ma era il forte di Madonna degli Angeli. Ma quello lì era Dall'altra parte. dopo il forte, e una bomba è caduta Rifugio. sull'imboccatura del rifugio. Sono morti soffocati 48 persone. Mamma mia. A quel punto praticamente mio padre aveva già smesso di lavorare, non si trovava più niente né da mangiare né da lavorare, né. E si è messo a costruire insieme agli abitanti, ai nostri vicini, un rifugio in Rio Galetti, praticamente
da dove abiti tu, Tiana, si trattava di scendere giù fino in fondo e poi hanno scavato nella montagna che veniva sotto casa tua. Praticamente sempre sulla rocca di Legino. Sempre sulla roccia di Legino. E avevano già fatto un rifugio che era già lungo 70 metri Quindi ce ne stava praticamente. di persone. E siccome mio padre aveva lavorato da più giovane, aveva lavorato nelle miniere, perché a Cadibona sai che c'era una miniera di lignite, che poi l'hanno chiusa, eccetera. No, ignorante. E quindi era pratico di Di puntellare bene le puntellare, gallerie. quindi era venuto un bel lavoro, però c'era una sola imboccatura. Quando è successo questo fatto che sono morti quelli soffocati, soffocati perché è andata così, deve essere una morte terribile. Sì. Ha sconvolto tutti quanti e lì si sono messi a scavare giorno e notte per fare una seconda uscita da un'altra Di parte. modo tale che ci fosse un Sì, piano B. esatto, in modo da poter uscire da un'altra parte. Sono tutti fatti che a me sono rimasti un po' presi qua, perché Vorrei vedere. per raggiungere questo rifugio da casa nostra bisognava attraversare il terreno dei nostri vicini, lì che andavamo giù. Una volta che come al solito io non mi ero mosso da casa col primo allarme e a un certo momento si sentivano gli aerei girare così, allora mia madre mi dice vai via che io non ce la faccio a correre, vai nel rifugio. Io ho cominciato a correre, stavo camminando lungo il sentiero che fiancheggiava un campo e vicino a me vedevo picchiare le pallottole per terra di un caccia Delle che stava mitraglie. mitragliando. Mamma mia. E quello mi è costato un po' perché nel girare l'angolo dal punto in cui finiva la fascia per andare da quel rifugio lì, ho picchiato questo ginocchio perché camminavo proprio forte, Vorrei vedere. e ho preso la rotola lì nel sasso, sono arrivato nel rifugio proprio per misericordia. Poi per fortuna, insomma, Era solo un colpo. la sera. Manuela ci dice: ma che nonno straordinario. Grazie, Manuela. No, Troppo buona. ma guarda che lo pensiamo tutti, è solo che io sono abituata, nel senso che sono cresciuta con queste storie, sono molto fortunata perché io all'età di 37 anni posso contare ancora tre nonni e quattro ne ho conosciuti, quindi sono molto fortunata diciamo in questo senso. E quindi, però, è proprio per questo che ho voluto fare la diretta, perché ho detto, sembra che vorrei che fosse ascoltato anche da altre persone, perché a parte che io metà delle cose me le dimentico, però mi fa piacere ascoltarle. Però Chiara, il problema era questo, che finché si è potuto in qualche maniera lavoricchiare, ottenere qualche prodotto dalla terra, andava tutto bene. Quando c'è stato il crollo generale, che non funzionavano più i Più trasporti, niente, non c'era più la certo. possibilità di andare al mercato, non potevi comprare niente, non potevi uscire, non è successo solo lì da noi, ma tutta la zona. Certo. Io mi ricordo che avevamo i parenti della nonna, abitavano a Roviasca, e lì era una zona ancora un po' più fortunata perché sta sopra Quigliano, no? Era un Certo, po' un po' più più di lato, diciamo. proprio di lato e insomma loro quando potevano scappavano ad andare lassù, ma la cosa era complicata perché. Beh, poi contiamo che se tuo papà si spostava in bicicletta, anche spostarsi proprio tutti, dovevi avere il tempo, la forza. Sì, ma mio papà andava bene in bicicletta perché era sempre andato. I muri a secco che ci sono sulla vecchia Aurelia da Cogoleto in là, li ha diretti lui perché era bravo a costruire i muri a secco, no? E da Savona là andava normalmente a lavorare in bicicletta. Pensate, quanto ci metteva? Eh? Quanto tempo ci metteva? Ah, questo non te lo saprei dire, non l'ho mai chiesto, ma penso che, perché era, Andava. sì, E non andava. c'era la pedalata assistita, No, eh? no, 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 ma te l'ho detto, il lavoro fisico, se non esageri, è un motivo di salute.
Sì, sono d'accordo, ma noi siamo tutti d'accordo, eh. Infatti noi purtroppo nelle vite che facciamo il problema abbiamo l'opposto. Prima uno si affaticava troppo a fare i lavori, adesso noi siamo sempre i più, siamo seduti dietro una scrivania, no? E quindi dobbiamo ricercare occasioni di muoverci. Pensa Sì. com'è cambiato il tempo in 70 anni, È 80 anni. proprio cambiato, si sono sovvertiti i valori. Prima si cercava un lavoro tranquillo, da stare fermi, adesso si cerca un lavoro Che che almeno ti tutto puoi muovere un sente. Eh po'. sì, perché se no, io vedo per me specialmente che ultimamente, lo sai che non è che navighi molto bene come salute, perché ho smesso di Un po' di fare un po' di movimento. movimenti, ho smesso di fare l'alpinismo, i 4.000 metri di una volta me li sogno e quindi praticamente per me uno dei lavori che ho fatto prima di entrare poi nell'edilizia, eccetera, eccetera, io zappavo tutto il giorno, non solo per Certo, noi ma anche per i vicini. per i vicini, sì, andavo in zappare a giornata tra i 14 e i 16 anni, così più o meno, no? Finito di zappare in giornata, perché erano le epoche ormai la guerra era passata, c'era Si la cominciava a ripresa, riprendere un po' tutto. si cominciava a riprendere tutto, andavo a casa, passavo dalla latteria che era nel centro di Legino, mi bevevo mezzo litro di latte crudo così. E poi facevo la doccia a casa e andavo in palestra a Ah sì, frattanare è vero, ginnastica ad secondaria, allenarti. ad allenare. Non mi bastava ancora. Come cambiano, i Sì, i tempi. tempi cambiano, proprio di molto. Bene, allora, oggi vedo che avete poche domande perché credo che la motivazione sia che sono tutti così. Comunque, insomma, è bello, sentire delle storie un po' diverse. E a me ha fatto molto piacere. Vediamo se qualcheduno ha qualche domanda. Nonno, tu vuoi raccontarci qualche episodio specifico che ti viene ancora in mente relativo al Ma cibo? guarda, di episodi strani ce ne sono stati tanti, perché ti parlavo di Rovjaska, a un certo momento è caduto un aereo americano nei boschi di Rovjaska e c'erano su, io non conoscevo ancora mia moglie perché ci siamo conosciuti a 16 anni, ma poi abbiamo pensato che eravamo troppo giovani, perché allora, sai, erano altri tempi anche da questo punto di vista. Ci siamo fidanzati a 18 e siamo ancora qua. E ti dicevo, i suoi parenti erano su a Rovjaska. Quando è caduto questo aereo, sono corsi A a vedere. vedere, uno dei piloti era morto, l'hanno lasciato lì per far vedere che era il pilota, diciamo così. Certo. L'altro l'hanno praticamente medicato, Trascorta. caricato in spalla, portato in paese, nascosto sotto in cantina per parecchio tempo, perché sono venuti subito su delle squadre di tedeschi. Certo, a controllare che se hanno visto che è caduto, dovevano vedere se c'era qualcuno che si era salvato. Esatto, e per fortuna Si sono poi, contentati di vederne uno. sì, ne ha visto uno, poi non ha trovato nessun altro, non c'era, loro non hanno lasciato tracce che lasciassero cose a Certo. dire. E poi è stato inviato a nord, dove c'erano i partigiani, gli hanno dato loro le dritte per Per arrivare. arrivarci. Pensate, E si è salvato che storie, quello. eh? Va bene. Allora, nonno, noi una chiacchierata ce la siamo fatta. Io per il momento ti ringrazio. Se ci saranno domande o se magari vediamo se vogliono farlo un'altra volta, magari lo rifacciamo se ti fa piacere. E quindi per il momento io ti direi che possiamo anche fermarci qua. Cosa dici? Ma per me va benissimo, mi spiace di non essere stato molto esauriente, ma insomma. Figurati, sono sicura che sono tutti stati molto soddisfatti della cosa. I nonni sono proprio speciali, grazie Pamela. Hai ragione, hai ragione. E se vuoi salutare? Arrivederci a tutti allora e vi auguro di non passare mai più i Che tempi che abbiamo avete passato passato allora, sì. voi, va Mi bene. dispiace un po' che in questo periodo qua ci siano queste forme di odio, diciamo così, perché io
conoscevo tanta gente che era, diciamo così, dalla parte avversa, Certo. no? E mio padre è stato licenziato dalla Fornicok perché alla Fornicok c'erano 1500 operai. In tre hanno rifiutato di prendere la tessera del partito fascista. E E li hanno licenziati. l'hanno licenziati. Ma Capite? licenziati di brutto, perché mio padre, una sera che eravamo lì abbastanza tranquilli, arriva una squadraccia che voleva fargli bere l'olio di ricino per Certo. fargli digerire il fatto della... Per fortuna sono arrivati dei vicini armati di forconi e quelli hanno abbandonato l'impresa. E la grana è che tutti questi signori qua me li sono ritrovati nel Partito Comunista, a Qualche anno dopo. Savona, hanno cambiato casacca praticamente. Certo. E questo mi dispiace un po' perché dovremmo capire tutti quanti che la democrazia si fonda sul rispetto degli altri. Se io, ma sai che molta gente, Chiara, trascura il modo in cui si formano le idee nella nostra testa? Lo trascura perché noi non riusciamo a capire la verità proprio com'è. Certo. Perché, non so, tu ricorderai che hai studiato Kant, hai studiato tutti questi signori qui che ti dicono che la verità è irraggiungibile. Certo. Però ognuno di noi vede quello che il suo inconscio gli consente di vedere, non Chiaro. vede tutto. Certo. E allora è utile proprio avere idee diverse per riuscire ad avvicinarsi il più possibile alla verità. Io ho un sacco di amici che politicamente non sono assolutamente Della tua d'accordo con idea, me, certo. eppure ci rispettiamo e ci vogliamo bene come fratelli. E questo clima allora non c'era, allora non c'era, perché ti dicevo, anche con chi aveva idee diverse da noi, a parte il fatto che io non ho mai fatto differenze, eh. Ti dico l'ultima cosa, poi ti lascio andare perché sennò si annoiano. Ma in realtà stanno arrivando un sacco di ringraziamenti, te li leggo dopo. Ah sì, io per abitudine, ma perché vivevo in campagna, ero abituato quando cammini per la strada Salutare le a persone. salutare le persone, ma anche quelle che non conoscevi e ti davano il buongiorno e tutto. Oggi io vivo a Villa Piana. Quando esco e vado in giro, saluto sempre tutti, sia che siano italiani, sia che siano stranieri, eccetera. Sai che ti devo confessare che grazie o che ti rispondano al saluto È raro. sono... No, no, è più raro che... Cioè, rispondono di più gli stranieri. Molti dei nostri non Non rispondono. rispondono. Si è persa proprio. Si è persa Secondo me si è persa l'abitudine. l'abitudine al Sì, saluto. Perché se sì, vai per strada e uno ti saluta e dici, ma che è? Lo conosco, ma se non ti conosco. Io la vivo così, non è per difendere o No, no, dire, no, però no, secondo me è non così. è una Si è persa questione. proprio perché forse c'è più gente, non lo so. Si è persa l'abitudine di essere cordiali. Sì. Vabbè, questa era l'ultima annotazione, Allora non ti vorrei leggo annoiare. i commenti che abbiamo ricevuto. Grazie per questi racconti, diretta bellissima, Alessandra. Mary Laura ci dice: noi non siamo in grado di superare tutto quello che ha superato il nonno. Meraviglioso. Emanuela invece ci dice: grazie di cuore, che bella lezione di vita. Abbiamo proprio bisogno di ricordare per non ripetere. Beh, direi che la diretta è piaciuta. Io ti ringrazio tanto, nonno. Ringrazio voi che mi avete dato questa opportunità. Vedrai che allora ne facciamo altre, che dite? Gli rompiamo un po' le scatole, tanto è in pensione, dobbiamo disturbarlo, no? Sennò che No, fa? Va no, bene, dai. solo se ci sono argomenti. No, certo, chiaro, non è che ci mettiamo a parlare del più e del Perché meno. io so qualcosa, ma no, non so tutto, eh. Ah, beh, perché stai fresco se aspetti noi. Allora, Rachele ci dice, aspetta che mi sono persa, lo vedo lì, ma qua non lo vedo. No, aiuto, aspettatemi, arrivo, Rachele, stai lì. Rachele dice: comunque ha proprio ragione, il mio compagno marocchino, saluto tutti per strada, io gli chiedo sempre: ma lo conosci? E
E lui mi risponde di no, io difficilmente saluto le persone se non le conosco, vedi, è proprio diversa La mentalità. la mentalità, la cultura. Comunque Alessandra dice di sì, che vuole altre dirette, va bene, dai, allora organizzeremo un'altra puntata Sì, ma e... con un po' di respiro perché sennò loro si annoiano. Ma sì, tranquillo, non è che non lo abbiamo ingaggiato a livello proprio fisso, eh. Quindi grazie a tutti per questa sera, noi ci fermiamo qui e ci vediamo alla prossima. Ringrazio voi per la vostra attenzione Buona serata a e tutti. buona serata.